Enrico Cester, centrale classe 88, tra i giocatori più esperti della Tonno Callipo edizione 2020-2021. In attesa di rivedervi in campo per i quarti di finale playoff scudetto, dopo appunto aver mandato in archivio la regular season con la conquista del quinto posto, per voi settimane di lavoro in palestra, concentrazione, ma anche tempo di bilanci. Quindi che stagione regolare è stata quella finita da poco per la Tonno Callipo? Beh, una bellissima stagione, non si può dire altrimenti. Siamo stati tutti quanti contenti e coinvolti nel raggiungimento di questo obiettivo. Ora, insomma, come hai detto tu, abbiamo fatto delle settimane di carico in palestra. Adesso ci concentreremo un po' di più sul nostro avversario, che comunque già conosciamo abbastanza bene. Insomma, per la stagione veramente penso sia da incorniciare e da ricordare. Ecco, a livello individuale, dopo Verona, qui a Vibo sei tornato veramente ai tuoi riconosciuti standard. Cosa ti è piaciuto di più di questa stagione e soprattutto che cosa ti ha emozionato di più? Ma insomma, di sicuro l'alchimia che si è creata tra di noi, nel nostro gruppo, che ci ha portato a vittorie comunque memorabili, tra quella di Civitanova, quella di Modena, mi tornano in mente. Si era creato veramente un bel gruppo di lavoro, soprattutto in palestra, durante la settimana. Insomma, quello che facciamo è importante per arrivare preparati al raggiungimento dei risultati la domenica. Bene, ora testa i playoff, che avversario ti aspetti? Insomma, Monza è un avversario che già conoscevamo bene. Due sconfitte, tra cui la prima di campionato e l'ultima, una delle ultime qui in casa loro, una vinta per noi 3-1 qua in casa. È un avversario forte, che dopo il cambio dell'allenatore è venuto fuori una bella scossa, una bella energia. Hanno dei giocatori di sicuro di alto spessore, il primis l'opposto, molto giovane, la prima stagione in Italia, che sta facendo veramente bene. Ritrovano, penso, un Holt che è guarito dall'infortunio, non so bene cosa avesse, però insomma, un altro giocatore di esperienza che di sicuro darà una mano. Qualche rammarico per aver perso in extremis il quarto posto? Qualche punticino che abbiamo perso di troppo, lo sappiamo, l'abbiamo analizzato, quello di Verona in primis, ma anche a Monza potevamo fare qualcosa in più sul terzo set, che ora mi torna in mente molto bene. Però insomma, ci sta, puoi perdere qualcosa da qualche parte. Abbiamo preso da altre parti, mi viene in mente di nuovo Civitanova e Modena, punti che sulla carta erano tra virgolette impossibili, e ne abbiamo portati a casa 6 lì in casa loro, quindi persi da qualche altra parte ma guadagnati da un'altra. Ecco, per te che sei un giocatore che appare molto spesso poco emotivo e molto pacato, com'è stato giocare senza pubblico? Ha avuto un certo effetto anche per te? All'inizio della stagione era veramente complicato giocare in un silenzio totale, con la palestra completamente silenziosa, senza sentire una mosca volare. Andare in battuta così le prime partite è stato complicato, poi logicamente ti abitui, non ci fai più caso, e sarà così quando tornerà il pubblico in palestra. Insomma, dovremmo riabituarci a sentire tutto il casino e la confusione di prima, però basterà qualche partita e torneremo come prima. Beh, Enrico, che effetto ti fa aver contribuito in pieno, quindi come dicevi tu prima, da protagonista, a portare la Callipo ad un risultato storico, un quinto posto in classifica che non si era mai verificato prima? No, è bello e mi riempie di emozione e di orgoglio, sia nell'aver contribuito per il raggiungimento di questo obiettivo, sia per, ripeto, per l'alto profilo della squadra. Insomma, tutti i giocatori che comunque venivano da stagioni bene o male altalenanti, perché anche il resto della squadra che è rimasta qui dall'anno scorso veniva da una stagione non fatta bene. Sono comunque tutti giocatori di alto spessore ed è bello aver raggiunto un traguardo così alto che ci fa prestigio, ci fa onore, cioè ci riempie di gioia veramente.